quest'anno con la legge di stabilità. Il calo dei consumi colpisce anche un'abitudine consolidata degli italiani, quella pausa caffè che tutti amiamo. E allora un grido di allarme arriva anche dai bar e dai loro dipendenti, di Donny. Lo sciopero al bar non si era mai visto, ma per la prima volta è stato proclamato dalle organizzazioni del settore. Non c'è una data, ma un giorno dei prossimi potrebbe capitare di chiedere un caffè e sentirsi rispondere: mi dispiace, ma sono in sciopero, ripassi più tardi. Perché tra i gestori di locali e sindacati dei dipendenti si è aperta una vertenza nella quale le posizioni iniziali sono molto lontane. E d'altra parte i gestori non stanno passando un momento facile. Si parla di 32.000 attività chiuse in 4 anni tra bar, ristoranti, discoteche e stabilimenti balneari. Quella che poteva sembrare un'attività commerciale abbastanza sicura, al bar non si rinuncia, sta comunque subendo i colpi della crisi e il cambiamento dei modelli di consumo. La problematica più grossa è il costo del lavoro, perché nella mia azienda sono tutti in regola e l'essere sono 14 dipendenti e per riuscire a pagare tutti gli stipendi con i contributi che sono esosi, sicuramente delle volte non riesco a prendere neanche i miei emolumenti. C'è la necessità per le imprese che vogliono responsabilmente rinnovare un contratto di lavoro di aumentare questa produttività. Aumentare la produttività significa rivedere alcuni istituti del contratto di lavoro, quali ad esempio riposi compensativi, malattia ed altro. I sindacati invece tengono duro, non vogliono che il peso della crisi venga scaricato sui lavoratori.